Era un pentito qualsiasi. Carmine Schiavone, detto Carminuccio, era stato uno dei fondatori del clan dei Casalesi. Ne era il ragioniere, l'uomo che per anni si è occupato dei rapporti con la politica, della gestione degli appalti e della filiera del cemento, quel cemento che ha rappresentato l'oro del clan. Ma era anche un assassino. Gli sono stati infatti attribuiti oltre 50 omicidi. Nel 1993 aveva cominciato a collaborare con la giustizia. Le sue dichiarazioni consentirono di istruire il processo Spartacus che ha portato, 5 anni fa, alla condanna definitiva del cugino Francesco Schiavone, detto Sandokan, di Michele Zagaria e di Francesco Bidognetti, la cupola del clan. Con loro furono condannate altre 30 persone. A istruire il processo fu l'attuale procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao, che scoprì quello che nessuna indagine aveva fino ad allora neanche ipotizzato. Non si era vista invece quella struttura economico-imprenditoriale che era, la vera caratteristica del clan, quella che consentì al clan di controllare l'economia di tutto il territorio, della provincia e anche di parte della regione. Le imprese del clan dei Casalesi si muovevano in tutto il territorio, anche nazionale. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il 7 ottobre del 1997, quasi 18 anni fa, Carmine Schiavone aveva invece raccontato come l'oro dei Casalesi non era più il cemento, erano i rifiuti, i milioni di fusti tossici e nocivi interrati nel Casertano, un affare che fruttava al clan 600-700 milioni di lire al mese. Schiavone raccontò le discariche abusive che avevano inquinato e avvelenato un intero territorio, raccontò che esisteva una terra dei fuochi. Gli abitanti di paesi come Casa Pesenna, Casal di Principe, Castel Volturno avranno forse 20 anni di vita, fu la sua agghiacciante profezia. Raccontò luoghi e circostanze, i cui riscontri però furono spesso parziali e contraddittori. Parlò di scorie radioattive mai ritrovate, mischiò mezze verità e bugie. Dal 2013 era uscito dal programma di protezione per i pentiti, era di nuovo un uomo libero e viveva nel Viterbese, dove ieri è morto, stroncato da un infarto. La magistratura ha disposto l'autopsia perché Carminuccio aveva troppi nemici e nulla può essere escluso.